Presente. Cestaro. Presente. Bruno. Presente. Siciliano. Presente. Di Santi. Buonasera a tutti. Allora, a seguito della richiesta di comprensione del Consiglio Comunale di disegno straordinaria da parte del gruppo consigliare Siamo Area, una precisazione doverosa, ma non in forma politica, ma per essere precisi su alcune cose, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico, che disciplina le competenze del Consiglio Comunale, questi argomenti, diciamo, non sarebbero stati ammissibili in un Consiglio Comunale, ma sempre nell'ottica di non sottrarci a un confronto e a una discussione, abbiamo ritenuto tutti quanti insieme, noi del gruppo consigliare libera, di fare questa discussione su questi argomenti. Infatti io nell'ordine del giorno ho parlato di discussione, proprio perché, ripeto, ai sensi dell'articolo 42, tutto ciò che era stato richiesto non sono argomenti, diciamo, ammissibili nel Consiglio Comunale, perché l'articolo 42 disciplina in maniera dettagliata e quindi, ripeto, proprio in questa ottica di non sottrarsi a nessuna forma di confronto e di discussione per far sì che tutti i dubbi vengano dissipati o, diciamo, ciò che elementi che vogliono essere messi in campo da parte del gruppo siano altri, noi siamo a disposizione e, secondo me, diciamo, dobbiamo interpretare questo Consiglio Comunale come recita il nostro statuto e il nostro regolamento di Consiglio Comunale, come delle interpellanze fatte, quindi consistenti in domande fatte all'amministrazione circa i motivi determinati di comportamento e impedimenti su determinati aspetti della vita amministrativa. La cosa che chiedo, se siete tutti d'accordo, che l'intervento per illustrare l'interpellanza è ben definito nel nostro regolamento, non può superare i 7 minuti. Dopodiché siamo a completa disposizione. Prego. Il consigliere singolo, sarà messo a parlare più consiglieri, sarà di mezz'ora per ogni consigliere che altri non parlano. Cioè, per il testo unico per la legge che lei ha citato, il 42, l'ho letto. E quindi che cosa sta dicendo lei? Lei sta dicendo cose che non sono ammissibili.
perché in questo momento già sta parlando di rispetto a questo tipico compenso, va bene? E gli altri provvedenti per fare il codice, perché lei non l'ha messo in cuore? Mi dica quale giurisprudenza mi deve dire in sede comune, quale giurisprudenza si è mai visto che non si fanno vedere gli altri? Soprattutto dagli organi di consiglieri comunali che si chiamano dei pubblici ufficiali. Lei deve rispondere in tutto il diritto perché fa sempre comuni, quella e quell'altro. Mi dica lei, che è presidente e anche sindaco. Essendo presidente sindaco deve convocare periodicamente la conferenza dei capigruppi, a secondo delle municipalità e degli abitanti. Lei questo non lo fa. Poi ci cita di che cosa? E mi taccio, prego, per favore. Un attimo, se tu lo ritieni opportuno, se il segretario mi può onestamente illustrare il perché lo dirigono di quello che è. È stato fatto una domanda, se il segretario non mi può spiegare tutto il consiglio comunale della popolazione, se semplicemente può spiegare. Se il comitato si faccia come tale, grazie per te e la terza significa che io devo essere autonomo di quello che vado anche a parlare. Esatto, gentilmente chiedo questa cortesia perché non posso entrare sempre che sia io a poter... No, lei è l'ordine ufficiale e anche il presidente sta citare queste cose. Queste carte perché nell'altra macchia di incidente le ho prese, ma non servono questa sera, giusto? Per essere... Nel punto di diritto ribadisco quello che è stato già detto da lei, e cioè le competenze del Consiglio Comunale sono esplicitamente previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 267 del 2000. Dopodiché se andiamo a vedere gli argomenti che il gruppo di minoranza ha proposto per una convocazione del Consiglio Comunale, vedo che nessuno di quegli argomenti di quegli argomenti è previsto come competenza del Consiglio Comunale. Mi fate parlare? Sì, prego. Io ignorante voglio restare. Io ho anche scritto in modo molto non informale, in modo molto amichevole, in modo molto, non lo so, qualsiasi termine tranquillo. Qualcosa degli anni, seppure me la mostrino in mano, ho imparato. Se guardiamo tutti gli argomenti in questo quadro che abbiamo chiesto, gli argomenti di discussione, delle problematiche che c'è, volutamente, anch'io qualche consiglio l'ho convocato, mi è capitato, e per segretario non l'ho spiegato, per due minuti prima. Questo c'è il regolamento, pure io mi leggevo anche lui, perché erano le classiche cose fisse a cui bisognava rispondere, e qui soprattutto io come capisco mi interessa poco, e di fatti non è il mio argomento. Alcune sono delle delibere addirittura già fatte, e quindi avete visto i tempi in cui mi ha fatto tutte le cose. Qualcosa mi è capitato pure a me, qualche pignano di leggere. Il nostro intento, così come è stato durante quei consigli comunali, così come alcune delibere giunte, così come alcuni atti, uno, se avessero avuto altre intenzioni, non chiedevo il consiglio, scrivi, altri organi a cui impugnare. E non mi risulta che ho fatto una cosa del genere, niente. Due, le varie consigli che abbiamo fatto, così come le varie delibere di giunta che state fatte, così come progetti di alcune elencate qui, non solo se ne è discusso spesso, al di là del manifesto in cui si cita, ma poi alla fine è la classica discussione che può essere davanti o qua. Sono stati tutti per 8 mesi, 9 mesi, 10 mesi che sono passati, secondo le varie argomenti, secondo loro era proposta di correggere il tiro su alcuni aspetti. Ed è stato sempre questo lo spirito, e che, così come avevo chiesto in
fare l'ultimo consiglio della parte, mi sembra, avevo detto quello del bilancio che facemmo a fine settembre, se non sbaglio. Ci saremmo di nuovo, mi sono anche riservato successivamente, approfondiremo queste cose. È chiaro che alcuni argomenti di questo, così come ha detto Silvio, come ha detto Luigi, come ha detto, lo chiamo il Piavesta, però per dire quello che è l'intenzione dell'argomentazione. È l'intenzione di cui si vuole, di quello che si vuole fare e di quello che si vuole proporre. Perché se non fosse tale la proposta, non avremmo nessuna motivazione per convocare. Te la formulavo in modo diverso, federale. Te la formulavo in modo scritta, diverso, con argomenti diversi, se volevo fare il Consiglio Comunale, prendendo tutt'altra cosa nuova, facendo mano a mano, recitando quello che dice il testo, quello che ci dice il nostro regolamento, oppure applicando altre strade, che è la cosa più semplice. Lì non esistono mai termini di scadenza, ma sono descrizioni mie. Lo scopo era quello della discussione che mi è dato più volte, andando anche più difficile. Uno, noi qua non abbiamo male nessuno, non dobbiamo denunciare nessuno, e dobbiamo stare in una comunità. Io ho detto il primo giorno, quando ci siamo insediati, era appunto quello. Viviamo in una comunità e dobbiamo fare in modo, cercando di mantenere equità, tutte le cose possibili e immaginabili, in cui chiunque possa trarre degli insegnamenti e dei vantaggi dall'amministrare di questa comunità. E proprio oggi, e lo voglio ricordare, è molto solo Luigi, che è stato amministratore, ma soprattutto è stato colui che per 50 anni sono passate tutte le generazioni, soprattutto di Atenascalo, sotto il suo insegnamento. Era un tipo com'è? Michele. Duro, deciso, drastico, adesso lo conosciamo tutti. E a maggior ragione, questa, con l'ottica di questa cosa, io sono venuto serenamente, senza nessuna preparazione. Perché non c'è niente da preparare. E nello stesso tempo non c'è niente, non dobbiamo assolutamente non fare altro ciò che non vuoi, che poi possa essere fatto a te. Quindi io in un modo sereno, tranquillo. Quindi a me che il capitolo, di fatto io rispetto originalmente era sbagliata a scrivere la data, dice, lascia sto pure giusto. Fai in modo che sia non solo convocazione, che se non alzo il telefono e dice, Sergio, ormai hai superato i 50 anni, ti sono pochi i bambini. Vedete, questo è argomento di consiglio, ma ti sei distratto. Non si può convocare, fa le cose diverse. E poi darsi, io dicevo, oh, ho sbagliato, non me ne sono accorto, sì, non mi ricordavo, oppure l'ho fatto per questa motivazione, io sono molto bene, a chi è? Quindi questo fonte di sapere, chissà, deve dare, deve alzare il telefono, dire, Sergio, puoi passare da qua, giusto per, non preoccupandosi della risposta dell'altro lato, altrimenti stasera hanno fatto una lezione di ma avete fatta e non la prendo. E te dico che quelli dei giovani possono pure andare a piangere. E non è la mia intenzione. Ma lo dico giusto per il modo, ripeto, veramente descrizione serena, anche solitaria, ma diciamo un po' a tutti quanti noi, perché siamo tutti partecipi di questa cosa. Ci sono degli argomenti che interessano la nostra comunità e possono avere del rispetto di questa cosa, perché potrei anche dire stasera, sì, siccome il segretario giustamente non può verbalizzare. Ma secondo me, scusami se tu assolutamente puoi, mi chiedo, scusami, che te, scappa sempre. Se io stasera volevo fare la polemica, stavo seduto qua. No. Allora, ma avresti fatto una cortesia, perché mi autorizzava a fare altro. Io posso anche... No, mi autorizzava a fare altro, ma qui al topo, voglio dire, ci stiamo dicendo la stessa cosa, non è quello. Fammi finire. Allora, io ho tenuto a puntualizzare, ma questo perché? Non oggi ci sei tu, ci sono io, domani ci possono essere altri. Chiunque. Per far presente che siccome ci sono delle disposizioni di legge che vanno rispettate, allora,
andiamo a leggere quell'articolo, sicuramente non troviamo queste parole. Assolutamente, non ci sono. Detto questo, il fatto che mi sembra manca solo un consigliere perché è fuori, e meno ok, il fatto che siamo seduti qua è perché non è che non ne vogliamo parlare, ne vogliamo parlare, ma diversamente. Capito che cosa voglio dire? No, no, io non lo riduco. Aspetta, stiamo dicendo la stessa cosa. La mia proposta non è quella. Vorrei soltanto dire, e lo ripeto, ribadisco un'altra volta, che queste cose le facevo quando ero piccolino. E sono convinto di questa cosa, la discussione. Se avessi voluto non fare questa discussione, io stasera demanderò tutta la comunicazione che già avevo preparato la relazione, vedete qui, caro dottore Bucci, che sta la relazione, via 70, e manda le A, B, C, B. Ti risulta che io faccio la decisione, sono permesso di fare questo? Ti risulta che mi sono permesso di fare questo? Ma se tu l'avessi fatto, secondo te io non l'avrei mandato. Beh, io sto dicendo un'altra cosa. Di fatti non ho fatto queste cose, sì, sono cambiato potente, di fatto, però non è quello. Ma io mi sto lamentando di questa cosa. Sulle argomentazioni che troviamo, che più o meno abbiamo proposto e che ne abbiamo discusso, sono passati mesi e mesi, atti non ne sono stati fatti in comune, in prosieguo di alcune deliberazioni della maggioranza, ma nello stesso tempo neanche degli accorgimenti, perché il Consiglio sì può dare delle cose da stare, ma da degli indirizzi. Ci sono poi le cose che possono essere, diciamo, dagli uffici alla fine sistemate e adeguate, perché possono uscire delle difficoltà. E quindi la nostra argomentazione, così come già era stato detto, pure messo a verbale in alcuni consigli comunali, a parte alcuni documenti che non erano nel consiglio, era appunto quello di dire: avete tutti i tempi per poter sistemare, salvaguardando l'interesse pubblico, l'interesse privato e l'interesse di tutti quanti. A oggi purtroppo queste cose non sono state fatte. E parlo di argomenti così in generale, non voglio manco andare argomento per leggerlo. Però secondo me se facciamo, diciamo, no, la gente non riesce a capire. No, certo che deve capire. E noi dobbiamo dare anche delle risposte, tu fai una domanda, no, ti diventa assolutamente critico. Qui la discussione, di fatto ho detto, la possiamo fare come vogliamo. Chiarito però qual è lo spirito. Sentirsi se no alla fine dire, sai, io stasera ho convocato l'assemblea, ma non così, per pure se non si poteva fare, perché non ci sono tre anni. Stupido proprio, no, ma non sono logicamente è questo. Siccome però più volte è stato detto, io non ho parlato con te, ho saputo che non c'eri, e quindi in questi 3-4 giorni non ho avuto modo di parlare con te, ma più volte sono state chieste delle carte rispetto alle quali tu lo sai, non me ne devo dire, nel momento in cui mi fai un ordine del giorno, mi proponi, perché io non so su che cosa devo deliberare, mi proponi un po' deliberare, acquisisci i pareri di regolarità. A questo punto noi saremmo arrivati qui, se non abbiamo consiglio, a un deliberato. Ma la risposta è, come ti potevo portare proposte di deliberato su un qualcosa che non poteva essere fatto? Perché mi è capitato una, perché non seguo la data, pagina, ce l'hai da lì. Ma andiamo negli atti, così che ci restano. No, così ci restano qua, sono cose poi importanti che ci interessano, che ci interessa e su cui siamo convinti di determinare cose, e possono creare dei precedenti. Il primo, noi a giugno, non mi ricordo il giorno, 28 giugno, 27 giugno, portaste come proposta la vendita di alcuni suoli. Noi vi dicemmo su quella cosa, a parte, c'è un attimo secondo me, tra ciò che diceva la segretaria e come sempre avevamo fatto, la segretaria ce le fece votare tutti,
abbiamo sempre fatto argomento per argomento, terreno per terreno, situazione per situazione. E quindi dicevo, al di là del nostro voto, diciamo, contrario, che poi era un voto contrario neanche non sulla non vendita di questi terreni, ricettati, come vogliamo chiamare, ma su alcune dimensioni di alcuni terreni e su alcune valutazioni fatte rispetto a quello che noi abbiamo sempre avuto, e nello stesso tempo in quella stessa zona non era stato venduto, e da perizie che nel tempo sono sempre state fatte di valutazione, oltre a alcune diritti, alcune servitù che c'erano sulla vendita di alcuni terreni. Ma entriamo nel mi dispiace fare il nome, nel terreno che sta la zona ex prefabbricati o case popolari, uno, la valutazione non esiste, una valutazione del genere scritta fra i tre terreni di interesse economico, di scarso interesse economico, di mancanza di interesse economico, 30 euro, 30 euro, 30 euro. Tra l'altro, anche in quello, avete anche fatta nel tempo, che poi ce ne come ricordo, una valutazione dell'altro ufficio, quando la facevo per il demanio, dell'ufficio con l'ingegnere Gallo, è la valutazione che dovevamo fare allora per chiedere i danni e per la mancata vendita, tutte queste cose qua, dove già è stata stabilita in quella zona 50 euro. In più, sempre in quella zona, ma questo non è un fatto che dobbiamo prendere soldi in più al cittadino, per me manca una lira se potessero regalarlo, perché già se qualcuno ce la pulisce, se la mantiene, la rende vivibile, già è una santa cosa. Molto, penso che è stato il mio spirito da sempre. Ci sono la stessa valutazione a 20 metri più avanti di 60 euro. E poi ti spiego perché. Non la so già, la spiegazione. È un interesse. Tra l'altro, le porzioni di terreno vendute, a quello dovete fare, va invece di andare a ridurre in quella parte dove abbiamo una strada stretta. State crescendo innanzi di questa strada. Dopo la vuoi allargare, io ancora non ho capito dove dovrò. Non ha vista la strada, quello che non c'è la faccio, là. Non c'è la vedo. Ah, infatti. Non c'è la vedo. Ma di fatto, si doveva fare. Di fatto, anche in questo. Noi abbiamo potuto votare tutti insieme. Perché la tipicità è diversa, scusami la procura. Allora, noi, nel linea di principio, siamo favorevoli. Proprio per questo, con la vecchia segretaria ci ha convocato, mi chiamò e ci ha convocato tutti quanti. E noi abbiamo detto, come gruppo consigliare, che noi siamo favorevoli, però si doveva votare alienazione per alienazione, particella per particella, perché ognuno è diverso dall'altro, ha una peculiarità diversa. Allora, e anche su qualcuno ci poteva essere l'interesse pubblico. Io che faccio? Oggi vado a fare con il mio mano, c'è l'interesse pubblico. Cambia l'amministrazione, io vado a disprovvedere un'altra volta su una cosa d'altra. Ma che state dicendo? Se doveva fare particella per particella, l'interesse per l'interesse, perché gli interessi sono diversi. Io non faccio il tempo. Il consiglio comunale. È appunto che il consiglio comunale non doveva votare tutto quanto insieme, ma dovevano votare particella come. Perché la detto ma se la volontà della maggioranza è quella, si sta condizionando la società. Ma che dice, c'è una cosa che dovrebbe essere maggioranza. Allora. Vuoi dire quello che vuoi dire a conto dell'articolo 5, però le leggi, che dici tu, sono le leggi, perché se io compro una mela bianca e una mela rossa, sempre mela e ma sono di colore diverso però. Ma che cosa per chiarire? Perché non mi rispondo a quella di chiedere? Dica! Lo chiedisco io al Consiglio Comunale e questo è l'articolo 42 è sempre quello che mi dice. Sergio, io ti chiedo la tua opinione. Tu hai con me di relazionare, che sto dicendo di tanto trascendentale, di tanto proprio? Allora, Sergio, se mi fai posso facendo. Non voglio, però tu sai che io ho. Uso la gentilezza del mio modo di essere e l'educazione. Ho visto come per gentilezza. Allora, la
segretaria liste in quel consiglio comunale e dobbiamo essere seri nel portare la siccome le proposte, la proposta non poteva essere votata singolarmente perché la proposta esce fuori da un accordo delle tre parti, altrimenti se non c'erano accordi delle tre parti nessuna proposta di quel genere poteva essere messa ai voti e vendere, perché una precludeva l'altra. Questa è la... Perché se io faccio un atto singolo è una cosa che non si può fare. No, in quel caso non si poteva fare, perché fatto un atto singolo precludeva gli interessi di un'altra persona. In quel modo lì, invece, gli interessi delle persone che avevano, perché la proposta è arrivata da tre diverse persone sulla stessa area, non da una sola persona, evidentemente con l'accordo delle tre persone la proposta veniva votata in maniera unica, altrimenti non potevo vendere un terreno o decidere, non vendere, decidere di vendere un terreno per una persona perché questa eventuale vendita avrebbe precluso il diritto di un'altra persona. Molto semplice nel mercato. Se io vendo sopra e quella di sotto non può passare, come faccio a vendere sopra il terreno se vendendo quel terreno occludo l'accesso alla proprietà dell'altra persona? Nel momento in cui si fa il passaggio prima di andare a fare cose, si fa il vendita. Allora, se io, questa è la partita, tu ci fai il servizio, ma se ne fa il servizio per poter fare, e poi vai a fare tutti gli altri atti provvedere. Ma che stai dicendo tu? No, no, non so che dire. No, prego. Allora, no, vabbè. Allora dico, la parte di quella parte di terreno, una parte interessata dalla strada ferrata, l'altra parte di proprietà e l'altra parte di proprietà. Visto che là ci sono delle abitazioni e c'è qualcuno, quindi abbiamo anche a favore, cioè, del cittadino che spenderebbe meno, è l'occasione per dare sì la volontà del terreno, ma anche nello stesso tempo fare un adeguamento di quell'incrocio e di quella viabilità che ci potrebbe interessare. Io ho visto come sistema società, ti dico questo, perché il confronto secondo me deve essere fatto in questo modo. Ragioniamo su quest'altro. Siccome diciamo, la proposta è arrivata in maniera unica ma con tre distinte liste, noi abbiamo valutato questa cosa, perché se non c'era questo accordo fra le parti, perlomeno per due parti, la proposta non poteva essere proprio ammissibile al Consiglio Comunale. Quello che dici tu è sempre valido e sarà sempre valido, perché la proposta che viene fatta non interessa la porzione vicino alla strada comunale. Domani mattina emerge e il Consiglio Comunale decide, perché tu lo sai che il Consiglio Comunale, non l'ufficio, decide la valenza, l'utilità pubblica, perché voglio farci il marciapiede o perché... Ma perché però? Bravo. Ma perché le fa? Perché no? Ma perché non lo fai oggi? Perché non lo fai oggi? Perché nessuno lo fa. Ma non devi fare sto. Perché ho previsto nello strumento urbanistico la pubblica utilità. Ma scusa, l'esproprio non ti serve, l'esproprio perché fa un atto successivo quando oggi hai uno che ti chiede e lì che ora perché gliela devi mettere quella cosa? È una volontà. E come avete fatto un bravo uno sai quando ne abbiamo messo insieme anche i terreni. Oggi è l'opportunità di fare una cessione di una parte con la possibilità già oggi di poter acquisire una parte che ti rende più agibile, più fruibile, più guidabile, più come tu, in una curva dove stanno comunque delle abitazioni e delle una necessità, domani un buco, lo facendo un buco, prima o poi si va a casa. La viabilità è in funzione anche delle zone dove stanno. Noi oggi abbiamo questa possibilità, perché non fa? Cioè, quindi per capire così capiscono. Non ripetere. No, parliamo in maniera semplice. Nel momento in cui tu chiedi che avvenga una permuta, perché la permuta è una forma di pagamento, certo,
a fronte dell'acquisto di una parte della prima parte di del terreno, una venduta di una parte di terreno per un eventuale e possibile allargamento della curva, non della viabilità, della curva, questa cosa qua. Ma lasciare 100 metri di terreno, questo ti sto dicendo. Lasciare 100 metri di terreno, ma qual è il problema? Sto dicendo quello che ti interessa dire, che hai capito bene, ci tengo a dirlo io, non ti preoccupare. Tu sei tu, per me che sta a poter verbalizzare, a me vale come cosa, cioè forse voi confondete, forse che io faccio un ospite, non fai sempre pensare se lasciare via lui. Dici, assolutamente no. Mi interessa che determinate cose si possono fare oggi in occasione. Siccome storicamente prima l'ho fatto, partire con un esproprio, domani che decidiamo, procedura d'esproprio e cose, non si fa in 5 minuti, vero dottore? Se lo vedete in un strumento urbanistico. O prendete il punto, ma tutti insieme per giovane. È vero, dottore? Oggi è l'occasione di 5 giorni di più di 5 giorni sicuro. 6 giorni. Al 7 giorno si riposò. E le dico. L'altro, gli altri interventi, così come fatto, avete proposto la vendita, l'ultimo giù in fondo, che oggi avete un accesso, una viabilità, non so come una servitù, diciamo, non c'è senso di essere su un pubblico, oggi noi gli andiamo a precludere una possibilità fermo. Perché noi non abbiamo deliberato che vendiamo, cediamo a questa porzione di terreno, fermo restando il diritto di una che sta più sotto, in fondo. E non ti scrivi. No, è perché forse la signora sotto che acquista il terreno pubblico è proprietaria a sinistra. E a sotto è in alto, accende sul pubblico, facendo questa operazione. A monte non si prepone il diritto di chi sta sotto. Chi sta sotto acquista la piccola porzione, che è la porzione più piccola, e accende sul terreno di sua proprietà avendo accesso alla pubblica strada. Così è, perché la proprietà di quella zona di proprietà sono solo quelle persone. Non ci sono diritti di nessun'altra persona, non ci sono diritti di altre persone. Non ci sono passaggi, non ci sono diritti. C'è solo la piena di ci definire una strada, quella è una strada che andrà urbanizzata, questa sarà la strada della Pregheri, la nostra Guarnacista, tu sei voi, e lo stesso non è stata mai fatta questo. Il problema è che quella strada termina nella di una proprietà, quindi io rifaccio la strada specifica, no, perché non andare sul perciò ti ho detto tutte queste viabilità. Ma oggi è un precedente parlato che interventi. Quando invece l'abbiamo, possiamo noi come volontà chiarirla a monte, è tutto a posto. Cioè io sto dicendo tutte cose in aiuto, non contro. Se vuoi a Paolo Piccio, c'è tutt'altra cosa. La valutazione è grande. Che cosa non è? Ma quella delibera che avete approvato al suo tempo, io non c'ero. Hai per i miei di valutazione del terreno, sto. È stata votata all'unanimità. No, per queste motivazioni. Però con queste insieme, e per come la. Allora, dal punto di vista quello che chiedeva la segretaria, come è stata presentata, se date la ragione. Se a Monte avessimo utilizzato un'altra, diciamo, tipologia di procedura, potevamo farla per insomma. Nella discussione, però, era appunto che quella zona, in vista anche di un'urbanizzazione, di una cosa, di poterla a monte dare degli indirizzi e dire fermati, accetto la cosa tua, se mi lasci il 8 metri perché rimane già la strada, non voglio farlo sul desporto, voglio fare questo. Se facciamo questo, non è stata fatta. Posso andare un po' così. Ma sempre, tu il gruppo, capogruppo della minoranza, hai la possibilità di proporre eventualmente una modifica di quella delibera proponendo quello che si sta dicendo. Perché noi stasera, di fatto, ci venisse già stesse cose. Che se vi accettate non è che deliberate stasera, avete
tanto per essere chiari, proprio perché non essendo argomenti di consiglio comunale, non fai niente. Se invece fai l'altra strada che ho visto, dentro io, sotto lì, ma l'hai scritto, io non l'ho visto da quando perché qua, aspetta, no, lo sembra scrivere, io ho sempre detto, discutiamo, non scriviamo, quando ci sono le volontà, lo scrivere diventa... No, può essere, no, può essere anche una cosa, ma scusa, non serve, quello no, ti serve perché con quella proposta l'amministrazione non è che può girare la faccia da un'altra parte. Se tu fai una proposta di deliberazione, si deve comunque venire in consiglio, discutere e votarla. Magari resta così com'è, non lo so, però. Come vedi, Michele, diciamo le stesse cose, questo era l'intento. Sì, ma allora, Sergio, le strade si fanno in maniera corretta. Non vogliamo delle scorciatoie. No, l'ho fatto dopo. Perché non vai da nessuna parte così. No, giusto per... Io ho fatto troppo corretto, questo oggi si chiama la stessa. Rispondo giusto per la valutazione del prezzo. La valutazione del prezzo, ascolta. Allora, no, no, dobbiamo essere sempre tecnici, perché dopo qua dire se ce li vediamo. Quelle, su quella zona lì è, si definisce ai fini urbanistici zona A, non è prevista dal piano, ma non ha nessuna previsione del piano regolatore. Quello a cui ti riferisci, faccio nome e cognome perché non mi devo sottrarre dalle cose. No, non solo quello. No, no, non mi devo sottrarre dalle nome e cognome, perché ripeto, non ho problemi. Che riguarda a 100 metri più avanti mio zio, che ha comprato il terreno, quella è una zona B dove mio zio compra quella porzione del terreno pubblico, compra anche gli indici di edificabilità. Sì. Questa è la differenza sostanziale. Ma vedi, io non stavo assolutamente parlando di quella zona lì. E quella zona lì, quando è stato fatto? È stato fatto da zio Chelo, che si è preparato negli anni e per tempo. Non è quello. Io ti voglio dire, un fatto di equità generale, guarda tutto il territorio e trova una stessa funzione davanti a una casa che possa valere 30 rispetto a chi ha pagato 60, chi ha pagato 100 e chi ha pagato 30. Poi mi devi spiegare. No, ma ce ne sono tutte le vecchie. No, tutte le vecchie. E quelle stime hanno tutti 50 euro. Sì. Tutte. E ti fatti? Non sono la mia prima 60 euro. Anche 60, 50, come fatto? Sono tutte qui. Tutte queste tre pezze, sì, che la prima è l'interesse economico. Allora, ho chiesto a te, ho fatto che la mia prima cosa è che bisogna che si cerca da te. Ma vai soltanto. Sono scelta. Poi la seconda di scarso interesse economico, 30 euro. Non la terza. Scarso interesse economico, qua, chiesto a te, non è detto che sta a te. Scarsa in quanto l'area interessata, come ci metti a scarsa? Come prendere scarsa significa che quella zona lì è occlusa dal fabbricato a monte e dal terreno a barca. Sì, bene, tutto quello che vuoi. Come sopra, come c'è da fuori, 30 euro. Ma come è che parliamo? Ma non quello si può bene, siccome quello interessa solo c'è uno scritto qui, in quanto l'area interessata potrebbero dare benefici solo gli unici denti. Ah, abbiamo fatto una compensazione. Sì, tu quello che fa, dobbiamo fare una proposta e poi fa una strada pubblica, non devo passare con paese. E ce la dicono? Noi possiamo fare allo stato attuale, agli strumenti urbanistici puntuali, non c'è niente. Io credo che non ci sia stata una equità di vendita fra i tre terreni innanzitutto e soprattutto rispetto ad altri. Quali? Rispetto ad altri, c'è un'altra tipologia. Nanza da casa, con tutto l'interesse, non facendo neanche questa cosa di poter eventualmente prendere una parte di terreno per allargarmi, 30 euro. Uno che la tiene dietro, che non gli serve niente. È sempre l'acquisizione, quindi nessuna cosa davanti, nessun interesse, nessuna cosa, 30 euro. Ditemi altre valutazioni che avete fatto, andate a locale di 30 euro. Ma non si vede locale? No, dovete mettere il terreno innanzi alla casa a 30 euro. Non è che lo vedi tu, allora, non parliamo. Non è che lo vedi tu, per guardate, noi abbiamo venduto, scusate, ma rendi conto che
l'alta velocità espropria per reti seminativi a 10 euro. Marco, aspetta. Abbiamo acquistato. Ma vedi, Dario, ma che ci fai? Ma che ci fai? Ma che ci fai? Ma che sono dico io, ma tu sei quello che hai detto, piazzato, no? Ma vuoi che dici? Il piazzato? Ma vuoi che dici? Ma non mi avete da passare, ma vedete che la prima volta che mi dici, mi trovate, pagando 9 euro al metro quadrato. Chissà perché? Chissà perché? Chi lo davanti alla piazza, ha comandato ancora lì? Io 9 euro. Perché? C'erano delle motivazioni che non so che riusciva a fare. Io ti dico invece rispetto, è un altro rispetto a tutti. Io sono convinto che oggi, tornando alla posizione di Terrena per allargare, per tutte le viabilità possibili e immaginabili che ci possa essere là davanti, che di poco, può considerarsi da 3 metri, cioè giusto veramente per renderla più qui, facendo pure una curva, un domani si nascono un viatore giusto, se poi lì si girava pure meglio. E quindi poi sono le case, ma poi ripeto, avendo tanta disponibilità di terreno, togliere una piccola parte, secondo me, era il minimo. Approfittando anche tra l'O300, nell'asse 100, non ne parli 200, quindi fai anche piacere, diciamo, indirettamente al cittadino, quello che è 350 metri, non mi ricordo quanti sono, o gli rendi 250, o 300, assolutamente fino a cambiare più, davanti casa, quindi è comunque una bella cosa. E secondo me il prezzo non è equo rispetto a tutte le altre valutazioni che avete fatto. Poi ti prendi quella dell'ingegnere Gallo che ha fatto e ti dice proprio la valutazione del terreno e ti spiego che 50 è... Sergio, io ne posso prendere 100.000 di valutazioni. Se prendo un'altra valutazione, non è il caso di fare nome e cognome, abbiamo fatto 7 euro al metro quadrato, abbiamo venduto. Sì, ma per 7 euro al quadrato. Come? Quello che è grande, è la vera importante. Come non fare? E lei ricordava commerciale. Sì, ma aveva molto di più rispetto di validazione. Tu sei convinto? Io non sono convinto. Io ho citato un incarico a un tecnico che ha fatto una pensione. Tecnico terzo. Mi ha scritto una degli scambi. E l'altra è di buon ottimo valore. No, ma commercialità buona e commercialità scarsa, perché mi ha spiegato una e un terreno occluso e non ho usato questo tipo di dicitura qua, ma ha fatto una valutazione a favore di mercato e a favore accettato dall'agenzia delle entrate, ha fatto una media di 27,50, abbiamo aumentato la media del 27,50, l'abbiamo portata a 30 euro, quindi la media era 27,50. Su tutte e due con gli stessi criteri, ci sono criteri oggettivi, se volete contestare, criteri oggettivi, nel passato non c'era un criterio oggettivo, c'era un criterio soggettivo, era tale. Ecco, no. Come ce l'ho messo? No. No, è un tecnico comunale che faceva la perizia. Bene, io ripeto che oggi, oggi che ecologia su questa cosa, ho capito. Se non pensi, non è no, sembra una cosa che la posta no, mai metà. Allora, siamo allora, allora, siamo allora, 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 posso lasciare una porzione di terreno, delle forme che volete? Noi abbiamo estratti sì. Noi abbiamo, molti cittadini lo sanno, noi abbiamo venduto suolo pubblico occupato negli anni e per anni da fabbrica. E c'è? Abbiamo sanato. È normale, non mi puoi fare lo stesso paragone con un pezzo dicendo io sto comprando un pezzo di terra di fronte a casa come lo stesso suolo pubblico di fronte a casa, perché per anni è stato indebitamente occupato e ce ne sono dire che non tantissimi qui di situazione, quindi abbiamo sempre un atteggiamento verso il cittadino per sanare e per mettere in condizione di poter ambire anche a determinate situazioni dal punto di vista e di autorizzazione. Ma non lo so dire, lo sto ricordando, perché se no può sembrare, abbiamo iniziato tutti,
No, perché si può fare il rappresento, quando è entrato, io, e quando sono l'altro. Siccome nel passato, ripeto, abbiamo avuto... No, siccome è fatto un ballato... Quando parlo ne stavo parlando, per cortesia, con molta educazione, e senza che cosa. Io decisione se voglio fare il consiglio, ti farò un po' nel passato. Quindi ti consiglio proprio, ti consiglio proprio, di stare ma non ti sottovai di fare queste stupide allusioni che stai facendo. Io sono e ti sto discutendo. Se vuoi che non voglio fare il consiglio, perché stiamo qua? Io ancora devo capire il motivo perché stiamo qua. Tu devi morire, no, io resto qua, perché è stato provocato e resto fino alla fine. Però non riusciamo a capire il motivo. Tu continui a dire che non c'è bisogno di fare, consigliere, possiamo provare a capire il sindaco. Sui dati che avete fatto, ci sono fatti. Non possiamo dire. È una soggettività e un'oggettività giuridica. Voglio solo dire questo, siccome hai detto una cosa che secondo me non corrisponde al vero, nel senso che non è che hai detto una bugia, ti voglio solo dire questo, che paragonare una porzione di terreno davanti casa con altri suoli pubblici davanti casa non è la stessa cosa, perché nel tempo le persone che abbiamo sanato con la volontà politica amministrativa avevano indebitamente occupato e noi abbiamo deciso di sanare, il Consiglio Comunale ha deciso di sanare. Questo non è lo stesso caso, perché lì non è stato mai occupato nulla, lì c'era un relitto della Cala Bruna che non è stato mai manutenato, mai manutenato. Quali persone? Quali deteniamo? Negli anni. Guarda, e gran parte di questa animazione, se è andata a verificare, è che poi il Consiglio ha evocato le delibere tutte quante unanimamente. Io mi chiedo perché questa è così. Tutte le altre erano anche borderline, nel senso che abbiamo sanato situazioni di fatto. E non ho detto, e sono venuto incontro alle esigenze del cittadino, anche perché la relazione dell'ufficio tecnico diceva sempre che non era di interesse pubblico. Siccome devo sapere di me, l'interesse pubblico lo decide, dipendo se il Consiglio Comunale o con un atto legato alla pianificazione urbanistica oppure prendendo, cioè dovendo recepire situazioni più grandi, alta velocità, strade, fognature, situazioni di interesse molto più grandi, in questo momento, allo stato dell'arte, agli atti, io ho capito il ragionamento che fa, e può avere una sua logica, ma allo stato dell'arte dire che c'è un interesse pubblico, senza che questo interesse pubblico è stato definito, se no facciamo degli errori che sono stati fatti nel passato, perché purtroppo un interesse pubblico non è stato definito e abbiamo fatto delle opere. E mi assumo anche la responsabilità, perché c'ero anch'io in questi comunali, delle opere monche, perché non c'è avuto il coraggio di andare in una certa direzione. Allora, io recepisco il tuo ragionamento, non condivido il discorso sulla valutazione, perché la valutazione è oggettiva, perché è frutto di un calcolo oggettivo, non c'è nessuno che sia andato con un numero, i numeri sono qua, si deve contestare la legge, se vedi altri che si contesta. Secondo me non è. E lo continuo a ripetere, vale. Secondo me pure la perizia. Vale. Senza voler secondo me ci siamo affidati a un altro professionista che sta super valido. Super valido. Super valido. Super valido, non valido. Quindi io sono allora, si sono qui, io sono qui. Secondo me non è così. Vale. Passiamo al secondo ordine del giorno. No, al di là di questa cosa, quindi
che intenzione avete, o al di là dell'esprimere il mio... Adesso noi abbiamo espresso un atto politico, la telecamera adesso sono in mano agli uffici, gli uffici possono procedere alle determinazioni che ne fanno più. Noi, il Consiglio Comunale, ha solo espresso la volontà di allegare terreni che in questo momento non hanno nessun interesse di pubblico utilità, adesso gli uffici faranno tutto quello che vogliono. Ma non c'è parlato di più. Ma non c'è parlato di più con queste cose. C'è quello che dice il tema dell'amministrazione. Ma così, ma la proposta che io ho fatto, premesso che sulla valutazione o si impugna la perizia e se la dico la perizia passa e non la attendibile, perché questo è frutto di un calcolo oggettivo che è stato applicato a tutte le cose, dove c'è un'analisi prima del valore di mercato, poi c'è un'analisi sui valori o prevista l'agenzia dell'età, si è fatto una media e in tutti i casi si è sempre aumentato il risultato che usciva da questa media. Veniva 27,50, si è portato a 30 euro. Non è che si è fatto 27,50 da 25. Poi dobbiamo tenere conto pure che stanno tenendo, perché sennò diventa pure lo poco diverso, perché sennò prezzo pubblico del perché io vado sul sito dell'agenzia delle entrate, c'è valore del consiglio, se il consiglio ha discussione, assemblea come la vuoi chiamare, te leggo soltanto, giusto legge tu, tanto alla fine già siccome avete deciso di te leggo gli argomenti, dove sto leggendo gli argomenti, non così mi piace leggere pubblico, se è possibile, se gli argomenti. Gli argomenti questi tre ho proposto. Discuti e alla fine già hai detto che hai demandato all'ufficio quello che avete da fare, e questo che mi ha fatto, e che parlo? Questa quindi, quella l'abbiamo più o meno espresso, ma le altre le leggiamo solo, le altre non esprimiamo neanche più nessuna cosa, visto che andremo poi, magari scriveremo agli uffici se intenderemo scrivere, e se no non faremo nulla. Secondo argomento più o meno che abbiamo parlato, quindi rivolgo ai cittadini che ci hanno onorato di essere presenti, che ringraziamo. Progetto esecutivo della io sono convinto che quella mediateca deve stare aperta sempre, deve essere attivata, tutto quello che vuole. Come è stata fatta la stessa? Con un contratto di fitto tra l'altro statuto del centro che è un'abita rinnovato dal 2019 ad andare avanti. Io vado a fare un investimento e non voglio. Un cittadino che ti possa dire in qualsiasi momento, grazie, te mi sono tornata nello stesso tempo andiamo a fare anche degli interventi che secondo me non sempre possono essere fatti. Allora, giusto, faccio questa risposta. Aspetta, no, consumo carburante degli anni della raccolta differenziata. Grazie, Emilio. Consumo carburante delle servizi di raccolta differenziata. Tra l'altro, sono stati questi così grandi esorbitanti, come da te anche ammesso il Consiglio Comunale, di una spesa non giustificata rispetto al servizio che è stato fatto. Io posso capire un bilancio, posso capire un trimestre, posso capire due trimestri, posso capire tre trimestri, non posso capire due esercizi finanziari con previsione e consuntivo di un costo di almeno, scritto da voi, del
50% rispetto a quello che poteva essere giustificato. Automezzi, l'oro degli automezzi per il periodo della raccolta differenziata, che se non sbaglio va dal gennaio 2021 alla fine al 10 luglio 2021. Chi posso capire la gara? 3, 4, 5 mesi. Abbiamo pagato un costo in tutto quel periodo, da quando è stato affidato a terzi, a quarti, a destra e a sinistra, di una spesa fissa di, come ha detto il dottore Padovani, 369 euro al giorno, da dirvi i numeri, moltiplicati per i giorni che ci sono stati, abbiamo avuto almeno, non voglio dire 18 mesi, abbiamo almeno 13 mesi a circa 12, 13, 15 a seconda. Non diamo i numeri di 9.000, 5.000, tutto quello che se anche fosse 9.000, per 13 mesi, fatemi il conto di quanto. O meno convegno di spiegazione, io ho fatto di spiegazione, i dati di fatto sono questi, di una gara ferma, di una cosa non fatte e di soldi spesi di questa comunità. Delibera di rendicontazione di alcune spese che sono state fatte per alcuni eventi. Ho suggerito, come dire l'altro, nella rendicontazione fatta, cambiare alcune voci. Perché alcune voci non possono assolutamente restare in quel quadro, perché lì non sono assolutamente ammissibili alcune spese del genere. Non si fitta una struttura che ha avuto, la faccio pagare ad altri, se l'ha avuta gratuita. Già per di per sé, quando dice una cosa in fitta, non ha lavorato. Su Archivio Atena, ed è quello che più magari imminente ci possa anche interessare, le rendicontazioni che sono state fatte al di là del progetto, che è un santo progetto, ne venissero soldi sempre più, vi ho contestato, fra virgolette, che non era opportuno il tipo di assunzioni che erano state fatte e come erano state fatte, anche perché si metteva non solo in cattiva luce alcune persone, ma nello stesso tempo determinati servizi e costi potevano avere una platea molto più ampia di partecipazione. Ma sempre su questo argomento era anche stato chiesto un'accelerazione, siamo stati in incontro anche in parrocchia, in l'imminente festa di San Ciro con l'apertura del santuario e tutte insomma le manifestazioni importanti che possono essere fatte, cercando di dare un'accelerazione su alcuni argomenti, lo so che non li faccio io, ma di poter chiedere a chi faceva questo tipo di lavoro di accelerazione, utilizzando soprattutto tutto ciò che era possibile in vista della festa di San Ciro, che poteva essere, abbiamo sempre detto, digitalizzazione, tutto ciò che riguarda la festa di San Ciro e tutto ciò che riguarda il santuario, compreso tutta la parte storica, appunto perché sarà una data importante su questo che è la prossima festa, che ormai saranno manco due mesi per la festa di San Ciro. E su questo anche ci potevano recuperare delle risorse, visto che, sempre a detta del dottore Padovani, ci sono state dei residui per le associazioni che non hanno speso il tutto o qualcuno si è fermato per strada, di utilizzare anche quelle risorse per poterle utilizzare, visto che c'era anche la quarta associazione Amici di San Ciro, appunto per velocizzare tutto ciò che è possibile per la festa di San Ciro. Questo era il voler chiedere un cronoprogramma, una rendicontazione, non per il progetto che non sia una cosa buona per altri, assolutamente no. Però anche cercare di causarlo in base alle necessità che sono sopraggiunte nella nostra comunità. Poi, l'incarico X, l'incarico a carico,
non mi meraviglia, è un fatto normale, organizzato, che sempre non mi pensa. Queste argomentazioni, queste richieste che sono state fatte, anche di vedere questo benedetto progetto, perché io fossi capitolato, non ho mai capito, però anche per essere così spiegato magari dall'ufficio quando attendono, dove non andare nei orari che stanno lavorando peraltro, tutte queste motivazioni che noi chiediamo sono solo esclusivamente per cercare di avere un miglioramento dell'attività, una revisione dell'attività, una rivisitazione dell'attività, una correzione in positivo o in negativo delle attività che sono state fatte. E questo è quello che viene chiesto. Alla fine, se tutto questo, la risposta è come quella che dici prima, il giorno deliberato, l'ufficio vedrà che fare. Ma se ci non che avete detto prima? Io ho detto che il Consiglio Comunale ha espresso la volontà di allineare dei terreni su cui si è stabilito che non c'è l'interesse di pubblica utilità. Benissimo. Dopodiché, tutto ciò sono atti conseguenziali dell'ufficio. Tu lo sai che la legge dice che oggi un dirigente faccio chi che voglio, noi diamo la volontà di un giudizio di carattere politico e non puoi dare il giudizio di carattere politico, chiedere di voler dare e dire guarda su quella zona, io questo è quello che ti ho chiesto, che dai giudizio che l'ufficio da parte, io questo è quello che ti ho chiesto. Tu vedi, però io ho delegato all'ufficio l'ultima parte avevo comunicato, l'ultima era per dire che alcune rendicontazioni l'avevamo fatto durante il consiglio, come si chiama, durante il Covid e la Covid, era appunto quello, innanzitutto di non convenire in alcune rendite proprio anche fatte, perché con Daniele l'aveva sentito prima, mezzo parlato di quella spesa della cosa. E quindi se c'erano anche dei residui, ricostate accorti a farli prima, non abbiamo certe rendite, che è proprio brutto. Per quelle stampe c'erano diversi comuni. Quindi la cosa invece più grave e più secondo me importante dove esiste e che possiamo fare è quella di questa grande spesa che è stata fatta, che poteva essere evitata e che oggi sono soldi tolti alla nostra comunità per fare altre azioni. E l'ho detto in consiglio l'altra volta, l'ho ripetuto l'altro consiglio l'altra volta, e poi due consigli, consultivo e previsionale. Essere norma cosa? Purtroppo cosa? Essere a norma cosa? Cioè, mettersi a norma purtroppo dovete sapere che cosa? Assolutamente sì. Lo dobbiamo sapere tutti. Costa tanto. Però non costa mantenere 18 mesi rispetto ai 4-5 mesi la cosa. Ai 4-5 mesi che possa essere fatto. Spiego bene. Io sono qui per spiegare. Poi ho chiesto. Penso che siamo quasi un'ora. Se mi dai la possibilità di spiegare, tu hai le tue motivazioni giuste per te, legittime per te, io non ti dico, ascolterai le nostre motivazioni che potranno essere legittime, non legittime per te, però ci sono, quindi è giusto che si ascolti. Posso iniziare dal secondo inizio dal secondo. Allora, premesso, noi abbiamo un momento. L'amministrazione da te presieduta ha firmato un contratto con i soggetti proprietari dell'immobile della mediateca il primo 2 gennaio 2007. Allora, questo gennaio 2007, all'articolo 17 di questo contratto, che viene riportato perché visto come una clausola vessatoria e quindi è due volte firmato, la prima volta per accettazione e la seconda volta per conferma dell'accettazione, recita che l'eventuale inoperabilità del locale all'uso convenuto originata da sopraggiunte disposizioni normative o amministrative per mancanza di requisiti prescritti dalla pubblica autorità non obbliga il locatore a porre rimedio con modificazione e trasformazione dell'immobile locale. In poche parole che sì, che qualora l'amministrazione
amministrazione, il contratto firmato da te è ancora valido fino al 2025. Contratto valido fino al 2025. Amministrazione, il contratto firmato da te, non obbligato, anzi esonerà il locatore qualora l'amministrazione, il comune, avesse l'intenzione di modificare qualunque tipo di modifica per migliorare il locale e renderlo idoneo all'uso stabilito dall'amministrazione. Tant'è vero, senso, e ci sono le determine di limitazione di tutte le spese fatte in quel periodo, di tutti i lavori fatti dall'amministrazione, in cui ero presente anche io e presieduta da te, in cui venivano spesi dei soldi su quello locale per adeguarlo alle esigenze dell'amministrazione. Esigenze sancite con verbale di giunta comunale che prevedevano l'istituzione in quel luogo fisico di un determinato servizio. Noi non abbiamo fatto nient'altro che rifare quello che è stato fatto nel tempo. Abbiamo riadeguato, abbiamo rigenerato quel luogo per portarlo, e oggi è uno dei luoghi più frequentati della Lucana, consentitemi, ogni, quasi ogni sera viene utilizzato, pure sapere che l'ha utilizzato, dai giovani, da associazioni, da bambini, da famiglie, da mamme, quindi è stato rigenerato e da contratto abbiamo rispettato ciò che il contratto che ha generato per rendere il luogo salvo e pulito, igienico, ma mica vado a fare lavori strutturali. Sono gli stessi lavori fatti nel 2006. E il compito medico che abbiamo compiuto tutti qua. Certo. Allora io lunedì mi faccio la polizia di ispezione in qualità di consigliere comunale e prendiamo tutte le parole in agricola e anche i lavori fuori. Allora, se un bambino va là e cade, al di là di fuori, non va, ah, e perché dovevo scendere? Perché avevo deciso, dove dovevo andare? Nel paese, nel centro storico, nel centro di Valdano, per dire. Il contratto in essere è valido fino al 2000 e lei fa fare la voce strutturale, quindi fate quella. Ma quando la voce strutturale? Ma no, la voce strutturale no, è il piano da abbiamo onorato quello che il contratto dice che per ogni opera di miglioria che e quindi dobbiamo rescindere dal contratto. Ma io non devo rescindere di più. Perché se ha visto che ha portato delle ulteriori spese alla collettività. Ma io spesso, io non ho un finanziamento, non ho preso la collettività. Io non ho preso la collettività. Per favore, per favore, per favore.
non sono notificati, ma sono mai sono pubblici, ma è un grande sulle tabelle sono riprendendo un altro punto per far. Questi sono gli occhietti. No, non so, ma sono tutti intelligenza di un gruppo di amministratori che partecipano in banchi, che c'è il servizio di che il banco è stato sempre recepito dalla legge, ma che regime, visto che lei è stato sempre in un no. Comunque, questa... Ma lei, scusi, lei ha la tutela dalla risorsa, comunque, e mi sperpetta. Perché io sto parlando. Lei prende il suo posto perché... No, lei prende il suo posto. A me, io sto parlando. Ma che titolo sa? Ma che titolo sa? Ma che titolo sa? Il suo visus è molto interessante. Guardi, io ve lo so ogni notte il suo. Ma anche io si mangia. Certo, quindi siamo a posto. Vi resto con Dio, che il contratto quello di fare il servizio di questo di perché. Ma cosa benissimo? Mi fai domani mattina. Ce l'abbiamo con qua, ma la vita già da tempo. Ma dove? È acquisita da tempo la volontà. E allora si fa prima di fare questo. Secondo, fuori di quella spesa sarebbe un'attenzione diversa, appunto perché non mi fa leggere tutte le spese che abbiamo fatto nel 2006. Ma per quale studio? Che se ne andiamo ad attualizzare, sono tre cose che prima che abbiamo fatto. Ma non sto dicendo, le abbiamo fatte per chi c'era. Che? Cioè, che non è che ci siamo inventati qualcosa? Io non penso solo perché quella famiglia oggi è il consigliere comunale e non è più amico tuo e quindi è un amico tuo, ma va bene se non è amico tuo, non prendono il tuo. Ma no, non lo devo dire. E non lo devo dire, ma bisogna scrivere bene. Ma scusa, Di sindesi di tutte e tre le cose, no?
Per quanto riguarda i costi di rifiuto del carburante, noi nel 2020 e agli altri, quindi protocollate, chiedemmo alla ditta che si occupava del, quindi del 3 settembre 2020, alla ditta che si occupava della raccolta differenziata, di differenziarci in maniera precisa, giorno per giorno o pomezzo per pomezzo, i relativi chilometri quindi che facevano. È stato fatto un calcolo, perché il costo, dovete sapere che la raccolta differenziata carne è stata non solo quest'anno, l'anno scorso modificata, è stata modificata anche nel passato, è stata modificata con giornate in più, è stata modificata con cibi in più, questo ha determinato un consumo e un chilometraggio superiore a quello del passato. Nello stesso tempo, ma c'è già la cosa storica, non è quello del chilometraggio, perché si è invecchiato l'argomento, perché si sono fatti più percorsi o come mai? Sono storico però, per parlare del... Allo stesso tempo ho fatto un calcolo su questo chilometraggio, sul consumo, mezzi vetusti, mezzi che consumano molto di più, che ha portato aumento esorbitante del carburante, che ha portato a questo sforamento rispetto alla spesa storica del passato. Che cosa succede? Succede che nel dicembre del 2021 tutti gli impianti bloccano ape lucana. Tutti gli impianti bloccano ape lucana e non vanno più scaricati. Qual è il compito di un'amministrazione? Quello di preoccuparsi della salute pubblica, dell'igiene pubblica, di fare in modo che la manutenzione non sia interna per terra. Blocca per una serie di motivazioni che tralasciamo, perché è meglio che non lo diciamo, ma blocca questo. E noi provvediamo, e Carmine, qui presente, provvede in maniera subitanea a fare in modo che questo servizio non possa essere interrotto. Servizio che non viene interrotto, si affida la gestione del trasporto alla ditta regolarmente autorizzata ed iscritta nel registro dei trasportatori ambientali, e si fa non solo fondo terzi ma anche il gestore ambientale. Sono due aspetti, uno è il fondo terzi e l'altro il gestore ambientale. Nuovo che viene fatto a caldo, con l'autista, quindi con tutti gli oneri a carico dell'azienda, quindi oneri previdenziali, ambientali, tranne il carburante. Questa azienda veniva ogni santa mattina per 202 giorni all'anno da condursi ad Ada e tornava da Ada condursi, e il carburante era a carico del comune di Ada Lucana, non era a carico non solo il carburante che veniva utilizzato nei normali giri della raccolta differenziale, giri che, come ho detto prima, erano aumentati sensibilmente, avevamo raddoppiato addirittura il giro per il trattore, il giro per le attività e il giro per le utenze private. Ha aumentato i giorni della raccolta, ripeto, i giorni del numero, abbiamo fatto una serie di modifiche, ciò ha comportato un numero maggiore di chilometri effettuati e di consumo effettuato. Allora, diciamo, c'è stato il periodo in cui il carburante è stato pagato anche 2,20 euro al litro, e oppure il metano, che era quello più conveniente, ha avuto uno schizzo a cose impressionanti, e questo ha determinato, aggiungendo i 100 km al giorno che venivano effettuati da coloro che facevano i servizi, ha determinato un costo del carburante superiore alla media storica del passato. Lo negavo nel passato, non lo dico. Aspetta, allora, no, non le fa parlare, come fa parlare? Allora, no, mi fa parlare, mi fa parlare, poi mi fa parlare, io sono dato delle spese, mi fa parlare. Dopodiché, il ritardo, che cosa succede con il ritardo? Il ritardo succede questo,
e la data lì determinata, Carmine, correggimi se sbaglio, il 31 maggio, il 31 maggio, cioè, maggio 2022, giusto? Viene terminato, si dice in termini tecnici, l'aspetto pubblicistico, si termina la gara, si aspetta i sandaggioni per i ricorsi, eventuali ricorsi. Benissimo. Arriviamo alla firma del contratto. Io mi propongo di firmare il contratto. Gli avvocati della ditta interessata dicono no, il sindaco non può firmare il contratto. Deve firmare il contratto il responsabile del servizio. In quel momento noi avevamo un ufficio ambiente formato con la responsabilità di tre persone e non poteva essere firmato da tre persone, giusto? Correggimi tanto, tu l'hai finita tu e sei tutti passati. Dopodiché è stata avviata la procedura di stabilizzazione di mobilità per quanto riguarda l'assunzione del responsabile nuovo dell'ufficio tecnico con successiva delega al settore ambiente, procedimento che termina il 1° marzo. Nel frattempo la ditta che ancora, ripeto, non avevamo firmato il contratto e quindi in termini legali noi ancora non ci avevamo impegnati su nulla. Entro 60 giorni. No, non abbiamo firmato nulla. No, non abbiamo firmato il contratto perché c'era questo problema. E quello è importante, perché se tu firmavi il contratto puoi ti impegnare da un punto di vista economico. E quindi eravamo sempre nell'aspetto pubblicistico, ricordate questa parola perché è importante. In quella parte francese mi scoppia la guerra in Ucraina, aumento del carburante, aumento delle materie prime, carenza delle materie prime, la plastica che non si trova. L'impresa ci dice, guardate, se anche voi volete cominciare a concepire l'inizio della nuova raccolta differenziata, prima di 5-6 mesi io non sono in grado, per queste motivazioni che riguardano tutto il mondo, non sono in grado di poter onorare questo tipo di discorso. Benissimo. Arriviamo da qui, siamo in piena campagna, inizio della campagna elettorale. Io non ho aperto cantiere elettorali volutamente, ma soprattutto non ho voluto impegnare perché io potevo, questa amministrazione poteva perdere le elezioni. Le abbiamo visto, ma le abbiamo poi le potevamo perdere. E se avessimo perso le elezioni con una firma di un contratto, rispetto al quale, se tu avessi vinto le elezioni, avete tutto il diritto, perché eravamo in aspetto pubblicistico, non più civilistico, con la firma del contratto, che impegnava in cambi le parti, avete tutto il diritto di poter modificare, col pieno consenso della ditta che era vinto la gara, aspetti della raccolta differenziata. Questo è stato il giorno dopo l'insediamento del Consiglio Comunale, non abbiamo firmato il contratto. Quindi i ritardi sono dovuti non a un'assenza o a una non volontà. Non c'era nessuno prima del 1° marzo che potesse firmare il contratto. E gli avvocati hanno detto che il contratto andava, doveva essere firmato, tu lo sai bene, dal responsabile del servizio. Igiene urbana ambiente. Questa è la motivazione. In più si è aggiunto che la guerra in Ucraina ha determinato un aumento e una sedia legata all'aumento del petrolio e quindi all'aumento anche della materia prima per costruire e per fabbricare la casa, di determinare la situazione. Questa è la guerra. Per quanto riguarda il nodo che ho detto, questo è per i posti e sappiamo, ripeto, perché ho detto prima, operare a norma ha un costo e noi ci siamo messi nella piena normalità e abbiamo dovuto sopportare questo costo. Abbiamo adesso, per quanto riguarda il PNRR, posso dire un'altra cosa su questa cosa? Ma per chiarezza, io, guarda, e fate voi, però, uno sbaglio, non è che sbaglia volontariamente, gli errori molto spessi possono essere dettati da tutti, da situazioni, da intracci, tutte le cose che, da un punto di vista, non lo so, di discussione, di buona fede, ti posso anche dire sì. Ma se ti fai un conto di qualsiasi cosa,
facendo a calcolo 8, mi danno visto. Tanti molti tu mi fai tu a me, quindi sai che è così. Mese di, che mese è? Che mese è? Uno dei mesi che mi è capitato, aprile 2020. Il costo sostenuto, calcolando il prezzo di natura normale, più basso, sono 30.000 euro. Sono 30.000 euro, avete fatto un po' di mezzo, facevo un po' mezzo, 3 a litro. Non ti voglio fare il tono del figlio, ti voglio dire che c'è stata una grandissima disattenzione. Accortati come tu ti sei accorto, perché in una giornata non ti ha permesso nessuno di voi, diciamo, voglio occupare a me della cosa, dicendoli che non di me, dicendoli il masso, ma io non mi sono mai permesso se fossi una minima cosa del genere. Però ti accorgi dopo il primo trimestre che il costo è così alto. Sì, tu, per quanto gasolio c'è, per quanto vedano c'è, non è più né la macchina, né la macchina, né la macchina non c'è la benzina o gasolio, le vicine e né la macchina. Sono convinto, ne sono certo. Cioè, sono un primo, come si dice, deve essere una continuazione che è così. Mi si dà costo dopo il primo trimestre. Dopo costo le sorbitate. Che facciamo? O facciamo, non facciamo, controllavamo, non controllavamo, facciamo da chi? Secondo trimestre, andiamo a fare un consulente, è passato da 70 a 140, 60, 70, che non giustifica tutti questi chilometri, cari. Ma non giustifica non perché tu, o Luigi, o Sergio, o chiunque, se ti sei con Pocami e girava a Bacano, dopo Maurizio, casavo col tuo Pocami, girava a Bacano. Assolutamente certo. La cosa meraviglia, dopo il primo anno, e io me la sono presa anche le mie, secondo anno ancora, questo sono soldi che sono stati tolti dall'acquisto di caramelle per qualsiasi cristiano rispetto a una spesa. Cioè questa, io dico, che è stata una cattiva gestione. Ma Carmine, ingegnere, se ti risulta mai che mi sono permesso di dirti che il sistema di rapporto implementato era sbagliato, mi sono mai permesso, ma ci sei, mi sono mai permesso. No, per dire, ma mi sono mai permesso. No, ma non stiamo discutendo. Per dire, no, però queste cose. Diciamo qualche uscita di sono sospetto. Di gente che metteva il sacchetto qua sotto e veniva, come dire, osannata, diciamo, con il vostro portale, e onestamente, diciamo, io me lo sarei anche risparmiato. Lascia stare, che non ho messo qualcun altro che poteva mettere, è meglio. Ma no, lascia stare, che non ti perdere. Lascia stare. Io non ti perdere. Allora, io volte accidente, allora, dove ci non vai a ma quando era anche con giù? 30.000 chilometri in un mese, quanto ti una costa male? 30.000 chilometri in un mese, facendo fatto... 30.000 chilometri in un mese hanno fatto, quanto ti una costa male? Sono scarse 10.000 chilometri, 9.700. 3 chilometri in tutto il stato. No, ma tu fai 30.000 chilometri in un mese. Ma tu fai 30.000 chilometri in un mese. Ma tu, capo tu, sei bene. 5 radio da 5.000. E poi? C'è stata questa cosa. In più, tornando al fatto invece che parli del contratto dell'uscita, chi lo firma e chi lo firma, non esiste la vacanza della pubblica amministrazione. Un contratto, o firma o firma o firma l'ingegnere. Okay. Non può esistere un contratto che non si firma, perché questo contratto, non si... questo limbo, ci è costato per un mese, non voglio dire 15 mesi, 14 mesi, i tempi della gara, stessa tirato che poi ricerravo che fa, ti è costato per 10 mesi, diciamo 10 mesi, va bene, non voglio dire 16 ore, per quest'anno di essere pensato prima, tutti i tempi, la quale è successo tutto fatto, tutto il nuovo, se fossero solo 10-11 mesi, a 9.000 euro, a 8.000 euro, a più che mette su, sono di 100.000 euro. Cioè io dico, la rete ovviamente non giustifica tutte le altre cose. Alla fine sono i dirigenti, i servizi quelli sono. Il sindaco prima li firmavo io, perché avevamo questa cosa. Il sindaco se l'ho offerto, l'ha detto, guarda, non è possibile finire a me.
ci sono i dirigenti, ah, o qui, ah, non lo so, non lo so. E allora non c'era parlato, non si poteva, non si poteva. Non si poteva firmare quel tipo di contratto. E allora lì, sei che aspetta, no, ma non si poteva. Bene, allora che contratto si firma? Bene, siccome quella responsabilità data a tre persone, così com'era per la gestione, era anche per i contratti, altrimenti il sindaco è tenuto a prendere i dirigenti e a dare delle responsabilità, a dire cara amica, rimane se responsabile, come si dice, scusa, questo ci ha comportato un esposto, no, che ripete non sto dicendo per il suo sepigliato, ma non, cioè non confondiamo le cose, alla comunità fra il costo del carburante per due anni, è il costo della, di questa mancata cosa, come avessi cifre, arrivavo pure se parlo di cifre, sono tantissime, sono troppe, in un momento di gravissima difficoltà, da poter utilizzare per qualsiasi cosa avessi voluto, poter usare, perché vanno fonti diretti, no? Questo è quello che io ti ho contestato e ti contesto, e mi meraviglio, perché tu i numeri sei fa, tutte le domande dice, ma tu i numeri sei fa. Questo che non può essere giustificato da una cosa del genere. Poi non è la ditta, firmano prima. Se la ditta aspettava 4 mesi e poi lì, e mi pagava la casa, ma la facevamo prima, invece di attendere sempre. Perché intanto noi pagavamo 369 euro, 300 euro, 100 euro, 50 euro in più al giorno, e lui molto mi dà da questi costi. Io questo, e questo che mi voglio essere giornale. E questo che le contesto, non per le circondette di soldi, chi sei per me? Fatiamo, ma manco per capiamo, ma non tanto fa per capire, chiunque l'ha detto, anche la sciata, o le cose di queste cose del genere, perché sono tanti, sono stati direttamente. Però, da questo lì, che è strumentale, che non ci sono stati costi, ah no, questo non ci sono stati costi, no, 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 cioè, però a dire che questa cosa sono stati dei costi, evitabilizzi, ah no. Meglio mi dici,
la polizia è morta 10 anni fa, 50 anni fa, e nel momento in cui è fatta la data. Per almeno 10 mesi e ha comportato alle casse del comune una spesa enorme. Io non mi sto chiedendo i soldi, ammettendo a me che avevano fare più a te di più, ma sono prima di essere stati bravi, facendo i capisci qui ci vanno 174 litri in terra cosa. È un problema vostro di controllo. A me siete occupato, avete la a pagare, se è questo. Se hai fatto altre cose, non lo so, non lo voglio sapere. So soltanto che per due esercizi, non uno, sono state fatte queste spese e queste spese si sono trovate. Senza avere, no, 2021, 2022, 2023. 12 mesi, due esercizi. Due esercizi. Avete fatto questa cosa. Non sono 24 mesi, però. Tutti i mesi che vuoi. È un costo esorbitante che è calato le tasche dei cittadini. È un costo di soldi che potremmo utilizzare altre cose. Assolutamente sì. Ma il problema è che non si può interrompere il servizio della raccolta. No, no, quello è il problema. Del PNR,
direi che un poco, più solo 5 minuti, così abbiamo una idea più chiara. Con delibera di giunta comunale numero 3 del 21 gennaio 2022, verifica espressa la volontà di partecipare all'avviso pubblico indetto dal Ministero della Cultura per la richiesta di finanziamenti finalizzati alla digitalizzazione, innovazione, la tecnologia e la signor sindaco, come si è andato la parola? Allora la sindaco. No, non ti preoccupare. Non mi per fare il suo ricarica la finanziazione di piccoli culturale, patrimonio culturale, con determina numero 11 del 28 febbraio 2022 veniva approvato e indetto un avviso pubblico per manifestazioni di interesse finalizzata alla stipula di accordi di collaborazione e partenariati pubblico-privato per la presentazione di una proposta di progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, avviso pubblico per tutte le associazioni che volessero partecipare. Stiamo parlando, non vedete in conto, soldi, non ce l'è. Dobbiamo dire anche questo, essendo il testimone, che questo comune ha fatto del partenariato pubblico-privato, non da questa amministrazione, ma anche nel passato, un modello anche gestionale, giusto per farvi capire. Quando avevo 2006 del PNR, questo comune ha gestito molti milioni di euro con un accordo di partenariato per la gestione dello strato, cioè dei rifugiati psicopolitico, delle persone che si affamano dalla guerra, dei minori non accompagnati. E allora esiste un accordo pubblico che va per milioni di euro. Quindi è una prassi in questo comune rapportarsi col mondo del tesoro. A seguito delle manifestazioni di interesse acquisite venivano stipulati vari accordi di partenariato per la coprogettazione, alcuni dei quali con soggetti che avevano partecipato anche alla fase di coprogettazione, ai sensi di quanto disposto dal testo unico del terzo settore. Che cosa dice l'articolo 55? E noi lo stiamo facendo anche ieri mattina, abbiamo fatto. Siamo stati beneficiati di un finanziamento che si chiama benessere comune e adesso abbiamo fatto in debito un avviso pubblico per chi voglia coprogettare con il comune di Arnota, chi si presenterà a coprogettare, o se o saranno due, si valuterà ciò che scriverà, oppure se sarà solo coprogetterà con il comune per fare questo progetto che verrà, avrà in direzione di fare in modo che i bambini dei 7-14 anni in questo paese abbiano la possibilità di fare dei ricerche, dei giochi, delle iniziative, delle gite, qualcosa del genere. E cosa succede? Con delibera di giugno dell'11 marzo 2022, sempre qua sotto, non ce n'era, non si era detto il banco esecutiva, veniva approvato il progetto di fattibilità della rigenerazione culturale e sociale del borgo storico di Adelucano, denominato anch'io ha nominato il responsabile unico del procedimento, la persona del dottor Padovani, che ritrae la presenza del progetto di fattibilità, denominato anch'io ha, con il rettivo di tutte le schede, le ha grado A, le grado B, al Ministero della Cultura. Con decreto del segretario generale del Ministero della Cultura del 7 giugno 2022, venivano assegnate le risorse ai soggetti attuatori, la cui comune di Adelucano destinata ad un bilanciamento di 1.600.000 euro in valido. Successivamente, il 17 agosto, il Dipartimento del Ministero della Cultura trasmetteva il disciplinare con obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura. In data 14 settembre 2022, poi la convenzione sottoscritta da questo comune veniva trasmessa al Ministero della Cultura nel 2022. E ho partito ribadire che il progetto attivo A, a eccezione della misura dedicata ai lavori pubblici fabbricati su Sparata, consistente in investimenti di tipo immateriale, attività di studio, ricerca, formazione e digitalizzazione, finalizzati alla costruzione e successiva gestione da parte della Presidenza della Comunità di un articolo di comunità da attivare continuamente e concepito e strutturato come classico progetto di ricerca. Non a caso il bando è stato diramato dal Ministero della Cultura. Il progetto di ricerca, infatti, è un progetto che si propone di ampliare le conoscenze anche attraverso attività di formazione e studio rispetto alla specifica esigenza culturale scientifica,
viene portato avanti in equipe spesso anche in collaborazione tra laboratori e studi diversi e può avere una durata variabile anche in diversi anni. Tutto ciò deve essere considerato ai fini dell'interrogazione presentata dal gruppo Siamo Altri in riferimento al partenariato sociale, si dà che sono stati sottoscritti i seguenti accordi di partenariato: Comuni di Arrogano, Associazione Amici di San Giro, Comuni di Arrogano, Associazione APS, partenariato relativo a Cinzantia di Propria Giulio, partenariato a APN relativo a favore di gestimento con un budget da gestire per importare 14.200 già previsti in progetto, non che nasco all'improvviso. Comuni di Arrogano, Associazione Eventi, in data 11 marzo 2020, quando sono stati sottoscritti gli accordi, soldi non ce ne erano stati previsti quel tipo di eccellenti, questi modi che avevano espresso il titolo di adulto. Gli altri hanno messo queste esigenze. Partenariato per combattere la gestione del ricordato in 35.000 comuni che hanno una situazione di casi di OTU e non APS, sempre il 11 marzo 2022, partenariato relativo agli interventi a 14 centimetri con budget di 14.000 con i termini del 22 dicembre 2022, quindi possibilmente non può assegnare le somme stabilite dagli chiamati accordi di partenariato alle tre associazioni, ovvero i fondi previsti per lo svolgimento delle attività di collaborazione in ordine alla limitazione 3.4 per 3.4 centimetri, quindi stabiliti da progetto, non inventati all'occasione per poter dire che distribuiamo per bene. Si precisa che le somme assegnate alle tre associazioni, come? Ci sono per... no, ma ci sono... Senti, io non sto dicendo di voi, in giro c'è qualcuno vicino a te che dice questo. E allora, tutte le associazioni che stai facendo, guarda, mi sono tante volte, io ti sto chiedendo un'altra cosa, ti ho detto ad oggi, e ti ho detto pure la visto le scadenze, visto il rigore della legge, c'è qualche accelerazione per fare. Sì, noi abbiamo rimandato il progetto in 20 giorni è stato approvato dal Ministero della Cultura e tante volte ho detto che il Ministero della Cultura, della signora Segreto, ha iniziato e fatto i complimenti a questo comune. Quindi immagino, non voglio dire che sia un problema, immagino chi c'è dall'altro lato, perché è uno dei progetti in Italia che ha un nuovo stato di avanzamento. E mi sto dicendo, io sono convinto invece che siete bravi, bravo, volevo dire, senza nessuna, senza nessuna ti sto dicendo, ti sto chiedendo, se no se dici secondo me visto gli stessi. Questa rivalutazione, quando hanno parlato di una seconda contratto, a parte la propria sera, non la voglio dire tutto, e che faceva il tempo a poter fare qualche altra cosa spostando anche, c'è un loro programma, complicatamente importante, io non è già preso, non lo faccio ancora, non mi interessa, seppure è molto ampio, ma non lo faccio. Però non mi interessa, perché a me interessa, mi sono come sospesi in base anche alle cose che leggeva. Se fondassi che dentro il programma c'era scritto dall'ultimo giorno, l'ultima parte è catamata lì era e le altre ragioni. Io ti ho invitato e chiesto l'altra volta, nell'ambito delle possibilità, è possibile anticipare alcune cose facendo forza anche sulla segretaria, sulla le artistiche e tutte le cose. Ma ripeto che l'impressione perché io con le artistiche non sono, non ne pigliate la sua. Bello, chiaramente, che vengono passare la faccia. Bene. Io ti sto dicendo su queste cose, ci sono per caso, come ti ho detto, e te lo dico un'altra volta, ma senza mezzi termini e senza soprattutto non essere chiariti. Quella anche parte delle istruzioni, io sono partito a su me, non va bene, perché è una cosa che oggi ti pone bene, non ci fa fare una bella. Quello è un aspetto privatistico. Penso che non è vero che assumi tutti, lo è, lo è, lo è. È un aspetto privatistico. Aspetta, è quello che mi ha fatto. Ma c'è ragione, noi ci siamo sempre, ma non lo so. C'è stata un'economia, per esempio, no? C'è stata un'economia. Non sono inseriti. Bene, quell'economia che abbiamo, non sono inseriti. Bene, possibilmente, anche l'inserimento, visto che avevamo anche un'esigenza economica di chi ti bussa tutti i giorni, e io so, anche io, perché gli ho passato prima di te, che purtroppo magari deve essere la 200, 300, 500 mila. Ma potevano anche essere quella, magari
faccio presente così, perché siamo noi, quindi non è che chi appalla a noi e dici guarda, te lo prendo un po', le fa sta cosa e vanno a pagare. È l'occasione che anche loro all'interno, pagandosi di quel lavoro che facevano, lo utilizzavano per all'interno di quella cosa. In questo ma chiaro, se no, io ti ho detto, ma no, si ripete da delle spese. Guarda le spese, perché le spese, specie questi progetti, diciamo, culturali, questi progetti di generazione, se potremmo allargare due ore prima, se potremmo stare già qui. Ma tu il 150esimo anniversario di San Gino? Bravo! Te lo ricordo! Ma come no? E come te lo fa? E come se lo fa? Non lo so. Io non so di più questo. Io però ti voglio fare le cose. Se no ti faccio di più. Ma no, vedi come no. All'interno dell'altra cosa. No, ci sono dei vincoli. Di fatti, i vincoli all'interno. L'associazione che alla fine, se una viene lì, ho restato presidio, l'associazione che ha fatto il partenariato, può partecipare all'ambito di quelle spese. Ma dopo a 8.000 euro che ho fatto un convegno quando è stato, nel senso che è stato un residuo, non so se qua, 7-10 così. Ma veramente se mancava un immediato che era da qua. Ma io sto dicendo, perché mi dici a voi? Ma perché mi dici a voi? Ma non mi dici a voi? Ma non mi dici a voi? Ma non erano convegni, ma se che era un invitato, che avete partecipato. Non era solo un semplice convegno. No, ma non sono una! C'è un'attività precedente! No, ma non c'è sto dicendo, la quota che è rimasta, ci mancava di poterla impegnare in determinata parte, altrimenti, mi devi spiegare, no? Qua avete fatto la rendicontazione, ma lo dico giusto per, ha fatto la rendicontazione di 10.000 euro, rimborso schifo 1.300 euro, sì. Mamma cosa per sì, è normale che rientrano in alcune voci fatte le iniziative per poter fare delle spese per risultare zitto. Io questo è quello che dico. L'impegno, la forza sola di anche la rimodulazione di questo progetto. Alcune cose che tu stai facendo verranno sostenute fortemente. Ah, non c'è questo. Io ti voglio solo dire che e lui bacia l'unico. È brutto quando si fanno certe cose. Le associazioni di volontariato, voi ti dite le attese, che sono la presentazione di promozione soldato, possono assumere lavoratori dipendenti tra i propri associati. Le ottime associazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o per l'estima assunzione o di alcuna forma di esclusione di legge necessaria a loro indicare. Significa che quindi dove è quindi? E qui non si fa fatto la spalla. Perché dove è fatta la spalla? Perché credo che sappi allora ma perché allora in questo momento non è una cosa che andava bene, secondo me, tanto che qualcuno si è fermato per strada, ma tu addirittura hai fatto un punto, sei trovato a tre parti, ma non è, ha rischiato altri. A tutto il mondo, Non lo so, è
10.000 euro. Ma quando? È che la bugia del popolo, io non ho detto 10.000 euro. La bugia, la bugia del popolo, io non lo guardo, me lo dici, io ti detto come ha detto. Sì, esatto, sono i sindaco, li facciamo un avviso pubblico, vediamo quante associazioni partecipano, perché questo... Non hai capito, è tutto che devi dire, fa, c'è tutto questo interesse. Proponete, che cos'è il 2022? A gennaio 2022, a febbraio 2022, a marzo 2022, a marzo 2022, nessuno se ne frega. Assolutamente sì. Questo è il problema. Uno fa 100 milioni di minimi, con minimi di minimi. Io non mi ricordo la gente che ha partecipato. E io lo presento a te. Quindi, io faccio scrivere tutto quello che si vuole dire. Io ho fatto la storia, e che questa cosa? Questa è la storia. Bene, la storia che mi fatto io. Quindi, io ti ho detto la possibilità di alcune assenze. Questa è un po' di ciò. Aspetta. E siamo entrati in assenso prima. L'ho detto. No, l'uno prima di la rete di condizione che abbiamo fatto, e poi prima di è pubblico. E c'è la rete di condizione che non hanno nel modo di essere. Quale norma mi dava la l'assunzione di queste persone? Ma perché io ho fatto norma, Sergio? Ma io ho detto che non ho fatto norma, no. E non ho fatto norma, però no. L'altra, la rendicontazione di alcune cose sono state nel cielo e nel terra. Io ho fatto una cosa con Amazon e Google. L'altra cosa che mi dice sempre di questo era quella che ho chiesto da quando si è visto a di accelerare per fare tutte quelle cose che sono messe d'accordo tra l'altro con il comitato, con San Giro, con il premio, e anche il discorso di questo. Ma hai visto la società? Ma hai visto la società? Io penso che sia accettato. Ma la realtà della parrocchia in questi 6 anni, credo che abbiamo supportato parecchio. Io mi sono senza accedere ai fondi del progetto. Mi sono c'è nessun progetto. Molto di più. In questo progetto, io prendo la cosa che non mi ma lo sto dicendo dentro soldi, ti sto dicendo, l'abbiamo detto la sera che eravamo lì qui, chi accelerà tutte quelle attività invece di fare in questo momento, ma faccio un esempio, non ti lo servono tutte sempre, ma ti invece la alfa, approvato in 20 giorni, 3 giorni fa, giovedì scorso è arrivato la promozione del progetto, quindi ci siamo spaventati per la velocità con cui e anche per il fatto che ce l'ha approvato, c'è nessun tipo di problema. Quindi adesso mettiamo in campo una serie di interventi che vanno in quella direzione, ma non devono essere altri che ci vengono a dire alcune situazioni, no, perché qua poi si mettono un po' di situazioni che siamo dentro al rapporto che meglio che tu ce la fai, quindi non vedo né oro e né anà, nel senso che cosa voglio dire? Siccome noi te possiamo dire quello che vogliamo, poi se domani se mi ripeto di prendere non lo hanno, noi c'è una cosa decisa e mi dico no. Allora, se prima non ci chiamiamo i soggetti in questione, e vengono in giro perché sono la proposta del tuo presente e si cerca di muoverti verso questa direzione utilizzando lo studente sia con le lettere e soprattutto anche di comprensione, di suggerimento a chi fa il direttore artistico facesse cosa, ma paghesse chiesa come se paghesse la sicuro, non è che c'è il io non ho detto quello la giornata ci sta andando su quello e poi quando c'è stato manato stasera quando si guarda l'ultimo quello che abbiamo parlato non era cito di questo importo l'eventuale distribuzione che nasce da quindi non la porta era l'errore che diceva ma come cazzo è brutto apparire ma non siamo non siamo in questa cosa non siamo in questa crisi io penso che è giusto no noi siamo per l'identità è una cosa che c'è ma anche perché l'utilizzo del difficile all'ultima ciò sta lì no, no, è una delle condizioni di un po' è uscito avanti stati comuni che dovevano restituire delle somme perché non spese. C'è un errore in alcune rendicontazioni, è stato corretto, l'eventuale restituzione che con dovuto anche non fatto perché su quanto riguarda i buoni comuni, molti esercenti, la stragrande maggioranza degli esercenti, con votati per i comuni, dichiarati non lavorano.
in maniera molto esplicita, perché si è pensato un meccanismo che non era neanche quello da ed era per loro, quindi fu deciso che a quel punto una sola, se non negamo, non l'abbiamo spesa, e era per loro, quindi era un piacere. Io ho detto proprio questo. Ma io ti sto dicendo che anche questo è la stragrande maggioranza degli esercizi commerciali, con estrema sincerità, se ce l'hanno detto loro, gli esercizi, ma lo so! Però le cose tre cose, per essere io, sono io, l'importante è dire cose che non voglio dire, e non penso neanche. 7.000 euro, vi liquida a 20, che era possibile, diciamo, no? Sto dicendo io, non è un altro, no? Come era possibile? Ti devo dire un altro no, ma ho un partito, devo dire il cattacaramello. Ma quello di caramello, sì, ma quello di una cosa diversa, giusto, non fai sempre tu. A maggior ragione facendo determinate. Io non ti sto dicendo niente, ti sto dicendo che comunque è antipatico, mi dà fastidio di questa cosa e quindi alla fine comunque voterà l'istituzione perché qualcuno non è stato. Boom! Al centro della cosa. No, no, no. Come su delle altre cose, ti dico assolutamente, come l'hai scritto provocatore, assolutamente no, può passare, assolutamente no, può potere, assolutamente no, può vedere, assolutamente no, può fare un costo dell'assunzione a te, assolutamente no, può fare più gente che ha di condizione, assolutamente no, la stessa cosa sto dicendo questa, no. Io spero che possa evitare un punto per il quale Io ti chiedo soltanto, non so di parlare con il consigliere, che fa sì che il suo modo di rapportarsi agli uffici, però noi siamo persone. Ma guarda, io l'ho detto domenica, lo eravamo preda oggi pomeriggio alcune là. Io dico che questo comune, non da oggi con questa amministrazione, da sempre è stato un comune aperto, anche gli uffici, non hanno mai più, vi sfido ad avere la stessa tipo di sensibilità in altri comuni. Allora avere un atteggiamento, onestamente, è non si consentì, perché io però ho fatto pure un cinque, come me, e ti ripeto solo. Non attendere, riguardo ci vuole un po' di educazione, perché ripeto, io penso di essere educato, di non aver mai offeso nessuno, di non aver ognuno la sua idea, però l'educazione deve essere fatta. Al di là delle discussioni, ragazzi, ma fanno poco più spesso, e la cosa sempre che adesso nasce un problema di luce. Dopo tutta la discussione di questa sera, se tutto resta solo discussione e non c'è nessuna. Minimo accenno a dire sì, no, riuscito a dire di sì. C'è bisogno che abbia parlato. Il confronto, sì, però alla fine di tutte queste cose. Ma oggi io sono della risposta. Io sono stato in posizione con quella risposta. Io non ho avuto il piacere di avere una mia proposta approvata da te e da te. Ti dica che ci c'è la parola. Tu vedi, dice no. Io non ho avuto il piacere in 5 anni di avere anche una sola proposta che è stata approvata. Io non ho avuto mai una opposizione. Ma ogni proposta che ho fatto io sarà sempre possibile. Però tu hai fatto le proposte. Noi abbiamo scritto. Cioè, non voglio far capire, no, che non c'è nessun atteggiamento per il consiglio. Ti voglio dire, no, tu dici che cosa non cambia niente. No, 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 no
diceva aggiustamento di una cosa, discutiamo tutti, compreso il soggetto, di altre cose, tu le fatto così. Aspetta che è stato fatto, ma dice così, è stato fatto, grazie alle vedere, ci hanno sbagliato tutto. Che cosa? Quale spesso stai parlando? Sembra la stessa spesso sto parlando. Come Sergio? No, ti sto dicendo, io ti sto dicendo altro. Dove? Io ti sto dicendo che in questo momento noi abbiamo ascoltato e abbiamo visto. Le persone hanno ascoltato da casa e hanno ascoltato qui, ringrazio per la gentilezza e la disponibilità che abbiamo fino a questo orario. Ognuno si fa la propria idea. Al di là dell'idea, già deve rimanere qua. Quindi neanche a dire, si senti, io voglio stanotte dormo, dormivo, pensavo, mi sono, non è che sono da me, e sono per il mio gruppo. Tutto così, secondo te tutto a posto, non si deve, secondo te non c'è modificare nulla, se io ti dico solo, finito. Papà sai i giorni che ti e dice no, ma tutto per un mondo di me. Se no diventa inutile. Abbiamo capito una cosa già fatta, c'è nulla di più. Che tipo di atteggiamento? Io ho fare le cose che sono capite di tutti i due. Tu ancora per dire, ma dove sono andate cambiate? Ma dove sono andate cambiate? Dove sono modificate? E che risposterà? Chi risponderà? Dov'è? Qua risposta?